Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Siamo qui, come sapete, per presentare la 50ª edizione. Ma si sente? Sì, ok. Però sapete che in tutti i festival ci sono dei fuori programma. Questa mattina ne abbiamo uno speciale e vi dico perché. Questa mattina mi arriva un SMS da una cara collega. C'era scritto: non posso venire alla conferenza stampa perché il consiglio d'amministrazione del nostro giornale ha messo tutto in liquidazione. Ho detto: vieni, ce lo racconti e poi vai in assemblea. Gabriella Gallozzi. Allora, Gabriella, Apriamo con una buona notizia, appunto. dicevo, mi hai detto che c'era un fattaccio. Il fattaccio è il fattaccio di via Ostiense, dici di che si tratta. 131L. 131L. Allora, il fattaccio è questo, non è che noi non sapessimo di questo CDA che aveva... Ecco, dov'è? Si sente? Sì. Ecco, adesso. Allora, ovviamente eravamo al corrente da giorni di questo CDA che doveva decidere sulla liquidazione o meno del giornale. Poi è stato anche rimandato, siamo arrivati a ieri e abbiamo saputo alla fine di una giornata di telefonate, concitate, eccetera, della decisione di liquidare la NIE, cioè la società editrice. La cosa, diciamo, abbastanza allucinante è che tutto questo non ci è stato comunicato ufficialmente, cioè non sono state chiamate, non è stato chiamato il sindacato a ricevere l'informativa, per cui, come dire, con dei metodi da anni 50, da Ferriere, abbiamo saputo che la società è stata messa in liquidazione. Io leggerei soltanto il comunicato del CDR che è rivolto ai lettori, una proprietà che decide la messa in liquidazione della società editrice dell'Unità senza degnarsi di darne comunicazione puntuale e diretta alla rappresentante sindacali e ai lavoratori che da mesi si battono per garantire un futuro al nostro giornale e in difesa dei diritti dei posti di lavoro di giornalisti e poligrafici. È un comportamento inaudito, inaccettabile da padroni delle Ferriere. Si tratta di un modo di procedere senza precedenti che rappresenta una gravissima violazione dei più elementari principi che regolano le relazioni sindacali. Quanto al merito, non c'è alcuna garanzia sul mantenimento degli impegni che Fago, Matteo Fago, e l'editore di maggioranza dell'Unità ad oggi, aveva assunto con la redazione, così come mancano certezze sulla continuità delle pubblicazioni. Per questo lo sciopero delle firme prosegue ed è convocata per oggi un'assemblea straordinaria. Per cui effettivamente noi sa non sappiamo se usciremo domani, se usciremo dopodomani, se ci terranno in vita, non so, per una settimana, perché a questo punto, essendo stati nominati due liquidatori, dovranno essere loro a decidere appunto cosa fare. Quindi ringrazio il Festival, Giovanni, tutti quanti per l'ospitalità e la solidarietà e buona conferenza stampa. Grazie. Gabriella, grazie. Come dire, il Festival festeggia 50 edizioni, l'Unità ha festeggiato da poco 90 anni. Speriamo che la lotta sia proficua e produttiva. Buona lotta e buona resistenza da tutti noi. Allora, cominciamo subito, vi ricordo solo alcune cose. Voi avete avuto un ricco dossier, poi pomeriggio sul sito del festival troverete tutto online, comprese foto in alta, in bassa, clip, eccetera, eccetera. Visto che siamo in quest'era, ai compagni di strada twittici ricordo che se aggiranno l'hashtag è PesaroFF50 e siamo alla 50ª edizione, 50 anni l'anno prossimo. Pedro Armocida, in questo caso nelle vesti di direttore organizzativo, può cominciare. Salve a tutti, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Sono particolarmente contento di poter aprire questo nostro incontro in occasione della 50ª edizione della mostra. Un traguardo importante che cercheremo, speriamo, di onorare con il programma che poi Giovanni Spagnoletti
vi illustrerà. Io introduco solo il discorso che riguarda la realizzazione del festival, che è stato possibile come ogni anno grazie soprattutto all'intervento di alcune istituzioni che voglio ricordare, che è il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, la Direzione Generale per il Cinema, il Comune di Pesaro, la Regione Marche e la Provincia di Pesaro Urbino. Più il festival si avvale di alcuni sponsor come la Replace Film e la Replace Home Video e una serie di collaborazioni culturali che per noi sono, diciamo, fondamentali con istituzioni come l'Università degli Studi di Urbino, fondazioni culturali come la Fondazione Dentro lo Spettacolo e poi via via con varie istituzioni che ci aiutano nel reperimento dei film e nelle nostre proposte come il Centro Sperimentale di Cinematografia, quest'anno anche il Luce Cinecittà con un progetto particolare di piccole pillole che verranno proiettate la sera in piazza prima del film su aspetti mondani e meno degli anni ruggenti sia dell'Istituto Luce dagli anni 30 in poi. E poi una serie di istituzioni russe con le quali da oramai parecchi anni facciamo una sezione legata soprattutto agli sguardi femminili delle registe russe. Come media partner abbiamo una partnership con My Movies che proietterà in streaming alcuni film della mostra, Radio 3 che ci segue con Hollywood Party e Cinecittà News. Detto questo, sono con noi alcuni rappresentanti appunto delle istituzioni che sostengono il festival, in particolare vorrei lasciare la parola per un saluto al Daniele Vimini che è il nuovo vice sindaco di Pesaro, nonché assessore alla cultura, nominato da pochissimo, per appunto un breve saluto. Sì, grazie per l'invito innanzitutto e mi unisco anch'io alla solidarietà ovviamente ai lavoratori innanzitutto del giornale che non solo è una compagnia insostituibile della mia parte politica ma anche insomma, del mondo culturale che si ritrova ovviamente a discutere anche spesso di cinema con le sue bellissime pagine, quindi l'augurio ovviamente per quello che potrà essere anche il lavoro per quello che potrà essere anche di mediazione della politica, dovrà essere quello che insomma, diciamo così, l'unità continui a raccontare già nei prossimi giorni anche questa edizione del Pesaro, della mostra del nuovo cinema. Quindi questo è ad ora una delle prime preoccupazioni. Poi un ringraziamento ovviamente a tutta l'organizzazione per il lavoro importante fatto in questi anni, anche per i miracoli fatti in tempi di risorse calanti e ovviamente soprattutto in direzione di una 50ª edizione che ovviamente ci fa essere orgogliosi anche del legame creatosi con la città e soprattutto ci fa essere orgogliosi in quel contesto che ricordavo anche della edizione straordinaria che quest'anno vi verrà presentata e sarà una cosa che lascerà il segno del 50esimo in attesa ovviamente di fare ancora di più, di cercare di aiutare a fare ancora di più per il 50esimo anno che sarà l'anno prossimo. Da parte nostra, come Comune di Pesaro, ringraziando ovviamente gli altri enti, qui è presente la Regione, che è un altro partner importante, e cercheremo a partire da questa edizione di rinsaldare non solo simbolicamente il legame con la città, con alcune iniziative, come dire, di corollario, ma qui teniamo molto. La prima, ovviamente, a 10 anni dalla scomparsa è l'intitolazione di un'area centrale della città, quindi un largo a Lino Micichè, che verrà ovviamente contestualmente ai giorni della festa. Poi un lavoro a cui teniamo molto, perché alla fine diventa documentazione, diventa una sorta di albo d'oro anche in tempi di mondiali, ovvero una mostra dinamica che vivrà nei giorni della festa attraverso dei frame di insomma, personaggi notevoli che sono passati negli anni della mostra, da Jack Nicholson a Godard a Pasolini stesso, quindi su questo sarà una mostra dinamica che poi verrà raccontata durante la mostra stessa e che andrà a impreziosire la terza iniziativa che come città di Pesaro metteremo in campo, ovvero il recupero e la restituzione di un teatro,
tra l'altro con accesso sulla piazza, il ridotto del teatro sperimentale, da cui è nato ovviamente anche in un legame inscindibile con la vocazione sperimentale della mostra, appunto, che verrà dedicato principalmente alla fruizione cinematografica e alla fruizione della mostra del nuovo cinema, che appunto vivrà anche ovviamente delle immagini di questa mostra che verrà riportata. Quindi su queste basi, su questa volontà, cerchiamo di rinsaldare sempre più questo rapporto, perché insomma è un orgoglio per noi, anche ovviamente una cartolina a livello nazionale e internazionale, ma soprattutto ci interessa lavorare anche sullo spirito originario della mostra, e che penso che debba essere anche lo spirito di ricerca e di innovazione anche di chi amministra. Grazie Daniele. Allora la parola a Ivana Iacchetti, rappresentante per la Regione Marche. È acceso? Sì. Buongiorno, io porto anche il saluto ovviamente dell'assessore alla cultura della Regione Pietro Marcolini. E essere a un appuntamento dove si celebra il 50° di una iniziativa culturale non può essere che motivo d'orgoglio per noi istituzioni che fin dall'inizio ci abbiamo creduto e in qualche modo li abbiamo accompagnati nel percorso. Un percorso che ha mantenuto intatta, direi, quella caratteristica di vivacità e di curiosità che sono caratteristiche giovanili, per cui 50 anni assolutamente la Mostra del Cinema di Pesaro non lo dimostra, verso il cinema di qualità, verso cinematografie di paesi emergenti e non, che ha permesso di conoscere al pubblico marchigiano, ma al pubblico italiano e internazionale che accompagna appunto l'iniziativa del Festival del Cinema di Pesaro, di conoscere registi e film che altrimenti non si sarebbero visti. In questi 50 anni ci sono stati ovviamente continui assestamenti, perché le difficoltà economiche si sono immediatamente tradotte in una necessità di dover rivedere l'organizzazione del festival, magari rinunciando lo caratterizza e praticamente lo ha fatto amare dai cinefili, ovvero il non ricercare il sensazionalismo, il non esibire divi o divismi. Eppure ci sono stati presenti registi di fama internazionale, attori di fama internazionale, però non puntando su quello come succede in altre iniziative simili, ma puntando, centrando l'attenzione sul cinema. L'altro giorno sono stata alla conferenza del Rossini Opera Festival, e veniva detto che il successo internazionale di quel festival, che compie 34 anni, sta nell'assoluto rigore scientifico, filologico della ricerca delle opere e dell'ascito rossiniano, e nello stesso tempo però nella proposta continuamente nuova che sorprende e fa affezionare lo spettatore. Non sarebbero giustificati altrimenti spettatori che tutti gli anni non solo sono stabili, ma che vengono da tutte le parti del mondo e che addirittura sono anche in crescita. Questo è un po' appunto quello che in parte fa assimilare quella identità a questa della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, che un po', permettetemi di dire, con un po' di orgoglio, anche l'identità delle Marche, ovvero una regione che non pratica i palcoscenici e diciamo che forse non è neanche capace, ma che in questo c'ha poi il suo profondo motivo di essere apprezzato e conosciuto. E voi come nuova amministrazione assessore cominciate bene, direi, no? Perché 34 anni del ROF, 50 anni del Festival del Cinema, credo che sia un'ottima
inizio, ma anche per noi che facciamo cultura a livello regionale, diciamo che il 2014 ci fa essere davvero contenti, perché una regione così piccola, e dicevo che pratica poco il sensazionalismo, quest'anno festeggia anche i 50 anni del festival lirico al Sferisterio di Macerata, i 25 anni di musicultura, e quindi in ogni campo diciamo che ci proponiamo con iniziative durature e non estemporanee, e non possiamo quindi che finire, insomma, e iniziare in qualche modo questa edizione con l'auspicio veramente di almeno altri 50 anni possono bastare? Speriamo, sì. grazie Ivana. E prima di passare la parola a Bruno Torri, volevo ringraziare di essere presente il, che non l'ho mai stato da sindaco appunto del Comune di Pesaro, Oriano Giovannelli, che è un deputato del PD, e, che è stato sindaco per 2 mandati e ci ha molto sostenuti. Un grande sindaco, certo, sono tutti grandi sindaci, Mimmo. A Pesaro sì. Allora passo la parola a Bruno Torri, perché questa edizione è chiaramente un'edizione un po' particolare. Io non l'ho mai fatto pubblicamente, Bruno, non ti ho mai ringraziato per l'opportunità che mi hai dato in questi anni di collaborare a questo festival. Non l'ho mai fatto perché non perché non lo volessi fare, non ho mai avuto l'occasione e ci tenevo in questo frangente, diciamo, particolare per il festival, di esprimerti appunto la mia gratitudine. Grazie Pedro, mi hai preso un po' in contropiede, ma è quasi commosso. Senti, vi faccio subito una promessa: siccome siamo riusciti sinora a essere tutti molto sintetici, cercherò di esserlo anche io, che abitualmente invece su questo piano fallisco. Quest'anno 50 anni di edizioni vuol dire una data estremamente importante. Ci consente di fare dei bilanci, ci consente di guardare al futuro avendo alle spalle una tradizione, un consolidamento, qualche cosa di forte e di valido. Già da diversi anni, da almeno 2 anni, avevamo deciso insieme che avremmo dedicato l'evento speciale, che come sapete si svolge ogni anno a Pesaro parallelamente alla mostra, per celebrare questo anniversario, di cui ci siamo occupati noi tre membri del comitato scientifico, Adriano Aprà, Vito Zagarrio e io, per appunto cercare di mettere insieme un programma che in qualche modo servisse a ripercorrere la storia di questi 50 anni, chiaramente in estrema sintesi, ma senza fermarsi solo a guardare il passato, ma cercando anche di vedere che cosa possiamo ancora avere davanti. Questo evento speciale, questi 50 anni di nuovo cinema a Pesaro, comprendono 3 sezioni. Una sezione che è la più, come dire, la più ricca, la più stimolante, la più importante, l'offerta migliore per chi verrà a Pesaro, consiste in una retrospettiva di 15 film scelti tra i circa, ora non li ho contati esattamente, ma immagino oltre 200 che sono stati proiettati nei primi 12 anni di attività, dal 65 al 77. Si tratta di film che costituiscono, che abbiamo scelto in base anche, in una, tra virgolette, forzatamente sulla base dell'effettiva disponibilità delle copie, ma che abbiamo scelto unicamente ritenendoli validi sotto il profilo artistico e culturale. Bene, questi film, dicevo, rappresentano a mio avviso un campione
rappresentativo di quelle che erano le linee portanti della mostra, soprattutto alle origini, cioè i film di esordienti che già nel loro primo film manifestavano un talento sicuro e che andavano in direzione di quello che noi abbiamo sempre chiamato il nuovo cinema, cioè nuovi linguaggi espressivi, nuove aree tematiche da perlustrare, nuovi azzardi stilistici, nuova sperimentazione e via di seguito. All'interno di questi 15 film, appunto, ci sono molte opere prime di registi poi diventati famosi, lo potrete vedere scorrendo i titoli. In più ci sono alcuni film di autori importanti che abbiamo presentato a Pesaro in quel periodo e che erano già, per così dire, dei maestri consacrati del nuovo cinema. Faccio due nomi per tutti, Godard o Nagisa Oshima. Questo per dire, anche in questo caso, che abbiamo scelto degli autori non soltanto rappresentativi del nuovo cinema, fondatori del nuovo cinema, per così dire, ma ai quali la mostra aveva prestato un'attenzione particolare facendo delle pubblicazioni, documentando criticamente la loro opera. Bene. La retrospettiva, che è appunto il piatto forte dell'evento speciale, comprende inoltre un omaggio a Lino Micichè, un omaggio non solo doveroso perché Lino è stato il fondatore, l'abbiamo fondata insieme alla mostra di Pesaro. La mostra di Pesaro, tra le altre cose, è frutto di una straordinaria amicizia molto solidale, molto affettuosa, che è durata tutta la vita tra Lino e me. È frutto di tante altre cose, ma certo la nostra amicizia ha giocato un ruolo essenziale nella nascita della mostra. E Lino Micichè è stato il condottiero per 24 anni della manifestazione, è stato un direttore assolutamente sapiente, capace, inventivo, creativo, che ha dato un'impronta sin dalla nascita, ma che poi ha accompagnato la mostra, come dire, facendola crescere su se stessa, inventando sempre nuove forme di sviluppo e di identificazione della mostra, che è stata sempre un'istituzione, si è posta subito come un'istituzione, tale è, ma è stata sempre anche un movimento, qualche cosa che continuava costantemente a rinnovarsi, a reinventarsi, a crescere su se stessa. E quindi l'omaggio a Lino Micichè è doveroso, e tra l'altro è una nota di tristezza, questi 50 anni della mostra, di edizioni della mostra coincidono anche quasi quotidianamente, si può dire, perché 10 anni fa Micichè è venuto a mancare, il 30 di giugno, e noi, ma non è questa volta che vogliamo ricordarlo per questo evento così triste per noi e per la cultura italiana, ma proprio perché Lino Micichè è stato l'anima della mostra di Pesaro, gli dobbiamo tutti ammirazione e riconoscenza, e quindi era giusto parlare non solo di lui come direttore della mostra, come inevitabilmente accadrà anche a Pesaro, ma di lui come cineasta, come critico cinematografico. E infatti questo omaggio a Lino Micichè è suddiviso in 3 sottosezioni, una che comprende, dico subito che questo evento è curato dal figlio di Lino Micichè, Francesco Micichè, che è qui presente, che poi se vuole può aggiungere qualcosa, ma che comunque ci ha fatto una presentazione molto precisa, compresa in questo fascicolo, e comprende appunto proiezioni di suoi documentari. Non abbiamo riproposto, non solo perché è molto noto, ma perché l'avevamo già fatto 9 anni fa, quando l'avevamo ricordato un anno dopo la sua scomparsa, il suo film girato assieme a Cecilia Mangini e a Lino Del Fraccio, è Allarmi siamo fascisti. Ecco, appunto, presentiamo il ricordo di Lino attraverso i suoi documentari,
i suoi interventi televisivi come critico cinematografico, come teorico del cinema, e con un omaggio a Lino Micichè, che consiste appunto in un documentario firmato da suo figlio Francesco, che verrà presente alla manifestazione, con Francesco presente, e proprio a chiusura di questo evento speciale. L'evento speciale inoltre comprenderà anche questo, il giorno di chiusura, una tavola rotonda che vedrà presenti moltissimi dei collaboratori che a Pesaro hanno contribuito alla realizzazione della mostra. Molti di questi collaboratori si sono formati, per così dire, a Pesaro, hanno fatto esperienza a Pesaro, poi sono diventati chi regista, chi sceneggiatore, faccio solo alcuni nomi, Ruglio Petraglia, Salvatore Piscicelli, ma poi anche qui, scorrendo i nomi dei partecipanti alla mostra, vedrete che si tratta di personalità di rilievo del cinema italiano, che alla mostra si sono in parte formati o che era già sul campo, era già molto attivo, come ad esempio a Pra, che ha lavorato alla mostra sin dalla seconda edizione, ma era già presente alla prima edizione come critico cinematografico, giovanissimo critico cinematografico. Insomma, a Pesaro hanno dato un contributo importante e determinante. Ovviamente alla tavola rotonda parteciperanno anche i cineasti, i critici che saranno presenti in quei giorni a Pesaro. Concludo dicendo che l'evento speciale ha, per così dire, un'anticipazione romana, perché da oggi al Cinema Trevi c'è un programma intitolato, coincide con la chiusura della sala, che chiude appunto domenica 15, e in questi tre giorni verranno presentati 9 film, anche qui scelti con una cura particolare. I primi tre sono 3 film di registi italiani esordienti a Pesaro nel 66 e nel 67, e gli altri 6 sono film diretti da grandi registi italiani che a Pesaro sono stati studiati, sono stati fatti oggetto appunto di approfondimento critico. A tutti loro è stato dedicato un volume, quando non ne sono stati dedicati 2. Sono registi rappresentativi di una matrice culturale di Pesaro. Rossellini, il padre del neorealismo, che nei primi anni di Pesaro era molto presente alla mostra e ci ha dato un contributo forte alla sua affermazione. Poi 5, maestri del nuovo cinema italiano: Bellocchio, Bertolucci, Itaviani, Ferreri e Olmi. Bene, questa sera, tra l'altro, alle 8 ci sarà una piccola tavola rotonda, alle 9 comincia il film Tropici di Gianni Amico, e ci sarà una tavola rotonda anche tra di noi e con i responsabili del centro sperimentale, con il presidente e con il curatore della Cineteca. Tutto questo è indicato su questo foglio che avete, su questo appunto programma che avete trovato all'ingresso. E quindi questa anticipazione è un piccolo assaggio di quello che più in grande faremo a Pesaro. Con questo ho concluso, spero di essere stato estremamente sintetico. Se Adriano e Vito, che con me hanno curato l'evento speciale, vogliono precisare, aggiungere qualcosa, lo possono fare. Ma Bruno, se vuoi ci torniamo magari dopo. Se ci sono delle domande, direi che ora tocca. Sì. Adesso appunto sentiamo anche le proposte sul futuro. Allora, io intanto inizierei ringraziando tutto lo staff della mostra che è riuscito a realizzare questo traguardo importante per la nostra manifestazione.
Come vedrete abbiamo raddoppiato praticamente il programma rispetto all'anno scorso, il catalogo di conseguenza è doppio, abbiamo fatto un notevole sforzo anche per invitare dei registi, ovviamente con sempre meno soldi, quindi vabbè, si fa quello che si può, poi a un certo punto saremo impossibilitati ancora a continuare, faremo la fine dell'unità, purtroppo. Non voglio essere pessimista, invece sono molto ottimista perché penso che questa mostra abbia, come dire, segni un momento importante proprio nel suo presentare un ping pong tra Stati Uniti, Italia e con un pezzettino di Russia che diciamo così compone il momento più importante diciamo della stessa manifestazione, la parte appunto riguardante la mostra. C'è un comunicato stampa molto dettagliato di fatto da Mimmo Morabito insieme a noi, quindi non mi dilungo nelle spiegazioni, potete magari sfogliarlo e poi chiedere magari delle delucidazioni. Tanto appunto ringrazio l'Istituto Luce che appunto anche qui 90 anni, 50, siamo sempre in tema di celebrazioni, presenterà appunto alcune pillole visive di eventi sul territorio prima di tutte le proiezioni serali. Quest'anno tra l'altro non abbiamo come gli anni precedenti organizzato un workshop durante il festival, ma abbiamo organizzato due incontri che in termine giornalistico vengono chiamati masterclass, ma che sono degli incontri riguardanti appunto due aspetti della mostra. Il primo è dedicato al cinema d'animazione, questa volta declinato all'America con un premio Oscar, John Kanemaker, che verrà a presentare il suo film in piazza, e poi il giorno dopo farà una lezione sugli effetti speciali e Disneyland e Disney e la fabbrica di Disney. E l'ultimo giorno invece abbiamo il piacere di avere come testimonial della mostra Otar Joselliani, che ha presentato, se non sbaglio, nel lontano 1971 il suo primo film, Il Merlo Canterino, che verrà a parlare del suo cinema. Avremmo voluto avere anche altri ospiti, da Peter Bogdanovich a Monty Hellman, a Jerry Skolimowski, che hanno segnato un importante momento della storia del cinema, purtroppo sia per motivi di lavoro, due di loro stanno lavorando, Bogdanovich e Skolimowski sono al lavoro, e mentre il terzo purtroppo per le questioni di misera pecunia non siamo riusciti a portarlo come ci sarebbe piaciuto a Pesaro. Basta, grazie. Scusa Giovanni, se posso, no, parliamo anche di quello che c'è, per esempio la sezione sul cinema d'animazione, gli animatori che verranno, la tavola rotonda, se vuoi dire qualcosa. Beh, diciamo così, la parte dell'animazione che è appunto il momento del nuovo declinato per quello che riguarda il cinema italiano è stata curata da me insieme al Bruno Di Marino, che è noto esperto molto più di me del settore, che eventualmente magari aggiungerà qualche cosa. L'idea è stata quella di dimostrare come l'animazione italiana stia vivendo in questo momento un rilancio
soprattutto da un punto di vista culturale ma anche economico, dopo che è stata all'avanguardia del cinema europeo negli anni 90, ha perso il passo rispetto ad altre nazioni come la Francia e via dicendo, e che adesso invece sta riconquistando rapidamente il tempo perduto, grazie proprio a questa nuova generazione che di alcuni nomi sono molto noti anche al di fuori di chi si occupa di questo argomento, come Toccafondo o come Massi, a cui siamo stati tra i primi a dedicare una retrospettiva qualche anno fa. E quindi, rispetto alla prospettiva, come abbiamo fatto l'anno scorso con il documentario, cerchiamo di vedere quello che si muove nel cinema, inteso a tutto tondo, come tutto quello che riguarda la progettualità del cinema, esattamente come è stato fatto a suo tempo negli anni 60 e 70. Infine, appunto, gli ospiti americani e la rassegna americana curata insieme al critico e curatore John Gartenberg vuole dare una panoramica a tutto tondo di quelle che sono le tendenze innovative, non solo e non unicamente sperimentali, ma indipendenti e narrative del cinema più, diciamo così, più fuori of Hollywood, quello che, diciamo così, prepara poi le novità e il laboratorio New York, laboratorio di cinema, per poi, come dire, produrre del lavoro. La mostra sotto questi aspetti aveva già lavorato anni fa. Aveva lavorato già sul cinema indipendente e su Hollywood con ampie retrospettive e lavori anche, come dire, libri che costituiscono un momento storico fondamentale. La mostra ha quest'anno, diciamo così, un libro dedicato appunto all'animazione che vi è stato distribuito, curato da me e da Bruno Di Marino, ha un catalogo appunto che dicevo è doppio più grande di quello dell'anno scorso e si avvarrà anche di una tavola rotonda dedicata appunto al cinema americano, poi abbiamo la sezione curata da Olga Strada degli sguardi femminili russi che continuano l'attenzione estrema che il Festival di Pesaro ha nei riguardi della realtà della nuova Russia. In questo crediamo di non avere rivali in Italia, visto che abbiamo fatto libri e rassegne per 2 anni di seguito e abbiamo continuato a tenere in vita un rapporto con quella che è stata poi la seconda grande cinematografia del mondo in epoche diverse. In più abbiamo un film a cui io sono particolarmente legato, di una regista che è stata scoperta dal Festival di Pesaro e, come dire, seguita dal Festival di Pesaro, che era Larissa Scepico, di cui faremo vedere appunto il suo ultimo film, L'Ascesa, dentro questi sguardi femminili curati appunto da Olga Strada. Poi c'è tanto altro, ma come dire, avete la possibilità, cerco di essere sempre molto sintetico e puntuto quando faccio queste conferenze stampa. Grazie Giovanni, sì, cioè, posso testimoniare perché stamattina ho consegnato in tipografia, sperando bene che sia pronto il catalogo generale, che ha per esempio oltre 100 pagine di testimonianza sull'animazione, quasi altrettanto sull'America e anche un po' sull'evento speciale, perché abbiamo deciso di pubblicare, lo troverete tra pochi minuti e sarà anche sul sito scaricabile tutto il catalogo, se c'è qualche errore
me lo direte subito, così forse lo facciamo, lo rimediamo in corsa. C'è una parte. No, sì, sì, no, volevo darti ragione. Io ero convinto che fosse alle 20 perché così ci eravamo messi d'accordo sulla tavola rotonda per far cominciare alle 9 il film e non mandarlo ma troppo in là. Ma tu, Bruno, hai sempre ragione, comunque, quindi. Quasi sempre, come in questo caso. Quindi è alle 21, siamo, è alle 21, siamo sicuri. Il film alla tavola rotonda alle 21, purtroppo il film alle 22. Vabbè. Ok, perfetto. Prima di andare avanti, sono in sala da vari anni, oramai tanti, organizziamo insieme un premio con Amnesty International. C'è qui con noi, credo, tutta la giuria. C'è Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia, e Isabella Russinova, che è la presidente di giuria, Rodolfo Martinelli Carraresi e la collega Dina Disa. Quindi anche quest'anno premieranno uno dei film che trasversalmente nelle sezioni abbia a cuore e abbia rappresentato meglio la difesa e comunque l'attenzione sui diritti umani. E, tornando all'evento speciale, se Bruno, non so se Adriano voleva dire due parole sulla scelta di film o... Intanto abbiamo scelto un periodo iniziale della mostra, non tutti i 50 anni, sarebbe stato impossibile selezionare 15 film in 50 anni, era impensabile. Quindi quello che deve essere anche il periodo formativo della mostra, quello in cui la mostra si è affermata a livello internazionale. E credo che, soprattutto per i giovani che forse non conoscono questi film, sarà una vera scoperta. La scelta è trasversale dal punto di vista degli autori e dei paesi rappresentati. Non sorprenda la scelta, per esempio, di Notte e Nebbia nel Giappone, che è un film del 1960, cioè quando la mostra ancora non esisteva, ma che è stato visto per la prima volta in Occidente a Pesaro in una copia con sottotitoli in italiano, e che da allora è diventato un classico del nuovo cinema, direi internazionale. Mi fa molto piacere la presenza di Otar Joseliani, c'era una volta un Merlo Canterino, perché mi ricordo ancora la sua presenza a Pesaro nel lontano 71, mi pare. Venne con una guardia del corpo che controllava che era una spia, insomma, che comunque lo controllava, e ciò nonostante Otar Joseliani, che era uno, forse il suo primo viaggio all'estero, era emozionatissimo e non ancora così sciolto come è diventato poi quando ha emigrato in Francia. Insomma, credo che sia davvero una bella retrospettiva con alcuni film che non si vedono da anni. Insomma, Il coraggio quotidiano di Evald Shorm, film cecoslovacco, non credo esista in DVD, non mi risulta essere stato proiettato in Italia da allora. Insomma, in questi 15 film, tra cui due italiani che sono Tropici di Gianni Amico e, se ho capito bene, è stato trovato Satellite, finalmente ci si è messi d'accordo con gli eredi Schifano per far vedere Satellite, anche questo film mostrato in anteprima a Pesaro. Insomma, una bella collana di perle. Sì, posso aggiungere che Godard quest'anno è l'autore che ritorna più spesso a Pesaro, c'è con un suo classico Made in USA, e c'è come episodio nel film collettivo I ponti di Sarajevo, che avrà l'anteprima italiana. Tra l'altro verrà a presentarlo Leonardo Di Costanzo, che è uno dei due italiani che ha partecipato a questo progetto, a cui noi siamo particolarmente legati, perché praticamente il 80% degli autori che hanno realizzato questi episodi, che raccontano la città di Sarajevo, i 100 anni tragici e connessi alla guerra mondiale
dell'attentato di Sarajevo, appunto, nella notte, noi facciamo il film nella notte tra il 27 e il 28, l'attentato di Sarajevo è stato il 28, e lo facciamo in contemporanea con il Festival di Sarajevo, che farà una proiezione in quella data a Sarajevo. Dicevo appunto, in questo gruppo di autori, moltissimi di questi autori, appunto come Di Costanzo e Marra, che sono passati da noi nel nostro festival. La Begic ha vinto il premio Lino Micichè 2 anni fa, e quindi voglio dire, ci è sembrato doveroso chiedere ai coproduttori italiani di presentare in anteprima questo film, che verrà presentato in piazza venerdì sera, accompagnato appunto dalla presenza di Leonardo Costanzo, che stamattina non, per motivi di lavoro, non è potuto venire qui a dare la sua testimonianza rispetto al lavoro e al festival. Allora, prima di passare la parola, ricordo anche la giuria di quest'anno, lo puoi ricordare tu, Giovanni? Che... Sì, abbiamo 3 giurati, come sempre. Prima, noi siamo molto minimali, a cui si è aggiunta Maria de Medeiros, la celebre attrice, un po', diciamo così, un po' il segnale di quel cinema portoghese a cui noi dobbiamo tanto, un segno, diciamo così, di lavoro svolto nel nuovo riguardo appunto al nuovo cinema. Tra l'altro, lo ricordo sempre, visto che siamo in epoca di anniversari, che sono esattamente 40 anni dalla fine della dittatura di Salazar in Portogallo e dalla rivoluzione dei garofani, quindi a maggior ragione ci fa piacere che la presidente della giuria sia una, visto che noi siamo l'unica cosa su cui siamo sempre d'accordo, che siamo antifascisti, ognuno di noi ha idee a questo tavolo completamente diverse sul mondo, sulla vita, sulle cose, ma insomma tutti quanti noi siamo antifascisti. E quindi Maria de Medeiros unisce appunto tutto il festival, insieme a lei Daniele Vicari, Francesca Marciano e Silvio Dannese, il collega Silvio Dannese, ultimo dei moicani, dei critici cinematografici, altra razza in via di estinzione sui giornali. Bene, con questa nota positiva passiamo appunto ai sì, colleghi. Allora, prima Enrico me lo richiedevano, siamo alla 50ª edizione, i 50 sta per 50, i 50 anni li faremo l'anno prossimo. Francesco Gallo. Salve, allora non entro sulla qualità del festival, che mi sembra che si presenta come sempre con cose di grande qualità, però ero incuriosito un po' dal budget, cioè dalla vostra preoccupazione rispetto a dei fondi che, se ho capito bene, calano di anno in anno. Allora, se volevate dire qualcosa di più preciso su quello che accade da questo punto di vista, non so chi vuole rispondere. Bah, rispondo io come direttore. Come sempre noi facciamo un festival non sapendo mai i soldi che avremo. Il Ministero, per esempio, voglio dire, deciderà ad agosto, quando la manifestazione è finita, il budget con cui noi facciamo la manifestazione. La Regione ci ha annunziato drastici tagli, speriamo che questi drastici tagli... La mia unica speranza è che la città di Pesaro, sotto, diciamo così, una spinta di rinnovamento dovuta al suo nuovo sindaco, un Matteo, che è molto di moda in questo periodo, compensi, almeno per l'anno prossimo, per i 50 anni, che immagino sia l'ultimo anno in cui continuerò
a lavorare come direttore, se il consiglio d'amministrazione mi riconfermerà come direttore del festival. Non ho alcuna intenzione di cercare di battere il record di Lino Micciche, ho cominciato troppo tardi e comunque quindi dopodiché sarà importante che qualcuno anche ridia un senso fondamentale a questa manifestazione che ha avuto un'importanza storica e in cui tutta la mia generazione si è formata, da Enrico Ghezzi a Sanguinetti a tanti altri, la De Tassis e compagnia bella, quindi voglio dire è stato come dire la culla della critica dei giovani, del pensiero debole degli anni 70. Sì, ma adesso Giovanni c'è anche un nuovo pensiero debole, per esempio Emanuele Rauco, Svizzeretto, la Michela Greco, tanti altri giovani colleghi. C'è stata una generazione che si è formata lì, storicamente è vero, ma adesso c'è la nuova cinefilia che continua a farlo con il nuovo che viene proposto a Pesaro. Avevate delle obiezioni o domande da fare su questo? Luca? Chi? Altri colleghi? Forse Maurizio Di Rienzo? Chi era? Ah sì, ecco. Allora, diamo Maurizio, un microfono là. Maurizio mi deve fare una domanda. Non l'hai nel Salento, dove pure viene fatto ogni anno un bel festival, il Festival Europeo. Bene, e Urbino, Pesaro è una bellissima città, una città che ha avuto una grande visibilità. 3 anni fa, vedo che il sindaco va via, sapete, una visibilità anche politica con la festa del PD, la festa nazionale del PD che fu fatta appunto a Pesaro. Ora, i festival sono occasioni che producono, che provocano una cultura, che devono provocare una cultura diffusiva, una cultura democratica, e questo è il pensiero anche del ministro alla cultura Dario Franceschini. E come mai per le presenze al festival non viene immaginata, visto che c'è una penuria di risorse, una rotazione dell'ospitalità, dei giornalisti, degli addetti ai lavori, di coloro che si sono interessati al cinema? E la domanda è questa, e la rivolgo appunto ad Amocida, che ha fatto anche un articolo sul giornale dell'ente dello spettacolo. Non ho capito bene la domanda, la perché domanda non invitiamo. Come mai non studiate un criterio che possa produrre una rotazione di nomi, di ospitalità di giornalisti o addetti al cinema, in sì, maniera che, no, no, ma noi che sia un festival più diffusivo, certo, no, ma noi già lo di cultura noi di già cinema. Noi già lo facciamo. Più democratico. Sì, sì, noi già lo facciamo, cerchiamo di farlo, la invitiamo anche poi a prendere direttamente conoscenza di questo, e oltretutto il festival in questo, per quanto riguarda l'ospitalità, sempre rispondendo poi anche all'ANSA, noi facciamo sempre, cerchiamo di fare almeno sempre meglio e sempre di più con meno risorse, però il festival ha anche una parte tutta dedicata per esempio agli studenti di cinema delle varie università italiane che da sempre sono invitati a Pesaro. Storicamente Pesaro è stato molto vicino a questa realtà universitaria e continuiamo a farlo nonostante appunto le difficoltà, quindi anche per coltivare quello che può essere anche il pubblico del futuro. Ecco, dimenticavo, tra la nuova ola della critica che frequenta Pesaro c'erano anche Rocco Giurato, Pierpaolo De Rosa. Michela, dia il microfono a Rocco, che credo voleva fare una domanda, o lui o Pierpaolo. Sono lì, eccoli. Grazie per la nuova, anche storicamente, insomma. O New Wave, no, Nouvelle Vague, no, come volete. Altro, insomma, parliamo anche un po' della retrospettiva, insomma, abbiamo detto c'è una retrospettiva, entriamo forse un po' di più in questo anche per capire di che cosa andremo a parlare e che cosa vedremo durante il festival. Bene, sulla retrospettiva dell'evento speciale. No, sulla retrospettiva... Sulla retrospettiva, come abbiamo detto sinteticamente, l'impostazione è stata quella di fornire una campionatura di film che siano rappresentativi di diverse cinematografie, di diverse correnti che nei primi anni della mostra erano emerse. Ad esempio ci sono 2 film della Nuova Vilna Cecoslovacca, il film già ricordato di Schorm e un altro di Nemec.
ci sono film di registi agli esordi che poi sono diventati famosi, quindi indicano delle scelte oculate della mostra, la cui azione promozionale ha poi avuto successo negli anni a venire. Ci sono film di autori che all'epoca erano già affermati come rappresentanti del nuovo cinema, appunto Godard e Oshima, che rappresentavano, erano proprio gli autori particolarmente rappresentativi, tant'è vero che si dice il cinema prima di Godard e dopo Godard, e che oltretutto erano venuti a Pesaro per sostenere la mostra, perché sentivano che la mostra era in sintonia con la loro idea di cinema, con il loro modo di fare il cinema, direi addirittura con il loro modo di vivere il cinema. Ci sono film di cinematografie emergenti, ci sono film di registi che rappresentavano, oltre che individualmente uno stile, un talento, eccetera, eccetera, ma anche, come dire, un atteggiamento nei confronti del cinema e del contesto in cui i loro film nascevano. La mostra, come sapete, come abbiamo detto tante volte, voleva avere una diversa influenza, rilevanza nelle diverse aree geopolitiche. Ad esempio, era una mostra per il nuovo cinema, ma anche contro un certo tipo di cinema, il cinema più stereotipato, il cinema più anonimo, il cinema più bassamente consumistico o il cinema, tra virgolette, padronale di qualunque tipo. Ad esempio, nei paesi occidentali era contro la censura del mercato, lo dico per farmi intendere, era per tutto quel cinema indipendente che nasceva al di fuori e che naturalmente veicolava dei valori artistici e culturali o anche di impegno ideologico politico, che erano in una forma di dissenso nei confronti del cinema dominante in quell'area geografica. Nelle cinematografie dell'Est europeo, allora il mondo era diviso in blocchi, era per sostenere il cinema del dissenso, dissenso esplicito a volte, nei limiti in cui poteva essere esplicito il dissenso nei paesi dell'URSS o dell'area appunto sovietica, finché non avevano nulla da spartire con lo zdanovismo, fino ad esempio come quello che ricordava Adriana Pra, che rivedremo a Pesaro, il Merlo Canterino, che era chiaramente un film che dava fastidio al regime sovietico. Nei paesi del terzo mondo era a favore di tutto quel cinema, soprattutto quel cinema impegnato ideologicamente, politicamente, che lavorava per deculturizzare, per fondare una nuova cultura locale, quindi cinema del cinema nuovo brasiliano, il cinema di Glauber Rocha, altra persona molto presente a Pesaro nel corso degli altri, il nuovo cinema argentino, il cinema della rivoluzione cubana, c'è un film di Tomas Gutiérrez Alea che è forse il più bel film della storia del cinema cubano, che non è tra l'altro un film del tutto allineato, che aveva avuto delle grane in patria dalla censura cubana, pur nei confronti di quello che era il maggior regista cubano, come si intitolava il film di Tomas Gutiérrez, Memoria del sottosviluppo. Ecco, questi sono un po' i criteri. Poi, se mi consentite una battuta, direi che questa retrospettiva di 15 film è divisa in tre gruppi, come dire, connotabili da un punto di vista strettamente estetico. Ci sono dei film belli, ci sono dei film molto belli e ci sono dei film bellissimi. Poi ognuno di voi, vedendo i film, li colloca nella casella, ecco, che preferisce. C'è un'altra domanda, se dei colleghi vogliono ce lo facciano sapere. Sì, io volevo solo chiedere a Giovanni di dire qualcosa in più sulla retrospettiva americana, per centrare un attimino il fatto che non si tratta del cinema indipendente americano degli Stati Uniti che conosciamo, insomma molto presente al Sundance, eccetera,
ma di un'altra cosa, e soprattutto di dire qualcosa in più sul fatto che mi pare di capire dalla selezione dei titoli, poi ne abbiamo parlato nelle nostre conversazioni in questi mesi, sono titoli molto più dell'East Coast rispetto alla West Coast, quindi la realtà un po', diciamo, newyorkese, eccetera. Quindi mi sembra molto interessante, quindi volevo, perché se no Stati Uniti, considerando anche il grosso sforzo per esempio che fa su un altro versante, la Vallana, il Festival di Torino, mi sembra che questo sia tutto un altro punto di vista. Beh, non presenteremo in piazza Pulp Fiction, visto che poi è interpretato da Maria de Medeiros, tra gli altri. Presenteremo invece dei film che sono, diciamo così, vengono da un background culturale che è quello che ha sempre interessato di più la mostra del cinema di Pesaro, quindi il versante più sperimentale, ma senza, come dire, la declinazione che questo termine aveva nel New American Cinema degli anni 60, quindi cinema non necessariamente non narrativo, infatti l'abbiamo abbiamo esplicitamente considerato il cinema sperimentale e narrativo insieme, quindi non solo un cinema astratto, un cinema di sperimentazione, diciamo così, da videoartista, ma un cinema invece che affronta temi politici, che quindi alterna film militanti a opere, diciamo così, più legate alla ricerca linguistica, a film che invece, voglio dire, hanno delle formule produttive da veri indipendenti e non dagli indipendenti finti del Sundance, che sono, voglio dire, l'anticamera del cinema hollywoodiano. Senza avere niente contro il Sundance, c'è un festival che io personalmente considero una fucina fondamentale di talenti del cinema americano. Noi ci occupiamo appunto di questo aspetto del nuovo, e quindi probabilmente, voglio dire, per alcuni sarà anche una scoperta, ma abbiamo anche un nome che tutti conoscono, che è James Franco, che ha girato un film praticamente su se stesso, insieme a un giovanissimo regista, Jan Holm, di cui avevamo presentato anni fa a Pesaro un documentario sulla guerra, se non ricordo male. E poi per concludere, credo, se poi non abbiamo... Posso a parte, una cosa? A parte Vito che vuole aggiungere una cosa, volevo chiedere anche a Bruno Di Marino di magari dare qualche altra informazione, se lo ritenete opportuno, riguardo al settore dell'animazione italiana. Scusate, allora adesso integrazione di Vito, poi c'è la domanda di Simonetta, poi un'altra là, poi Bruno, se vuole gli darò il microfono. No, solo grazie. Un'osservazione anche da spettatore e da lettore di questo catalogo, che mi sembra funzioni molto bene l'idea della retrospettiva sul nuovo cinema e un possibile dibattito su cosa significa il nuovo cinema oggi, quindi mi sembra che funzioni molto bene la retrospettiva su questo tipo di cinema americano, come funzionava l'anno scorso. Eravamo fuori norma, bravi e belli all'inizio degli anni 60, ma per vedere quale sia l'eredità di questo nuovo cinema e quali possono essere gli sviluppi magari sono in certo tipo di cinema americano, nel cinema d'animazione, in un cinema che sta cambiando, in mutazione, un cinema sperimentale fuori norma, eccetera. E io approfitto per dire che non ho voluto parlare prima perché siamo un po' di corsa, ma mi sento, e poi anche perché non ho vissuto i primissimi anni 60, io ho vissuto i primi anni 70 e sono stato folgorato dall'incontro con la mostra, e da allora è entrata nella mia vita, ha influenzato la mia vita, ma che sono molto onorato di essere accanto a un gruppo e alla famiglia di Pesaro in generale, ma un gruppo come Bruno Torri, Adriana Prà, la memoria di Rino Micciche, a cui sono stato legato affettivamente, e mi fa un po' piacere essere ponte anche
invece con la generazione di Francesco, che un po' ho visto crescere anche professionalmente, che adesso è un bravo regista. Dico soltanto che mi sembra importante l'osservazione di Pedro sugli studenti, credo che ci sia una generazione o più generazioni che questo tipo di cinema non hanno mai annusato, un tipo di cinema che all'università non si conosce, e credo che sia un'opportunità per tante generazioni, gruppi di studenti che avremmo voglia di invitare, se avessimo più soldi, no? Di invitare a massa e a frotte, come succedeva negli anni 70, per conoscere questo momento di incontro e di formazione che è stato importante per tutti noi. Credo poi che, sì, volevo solo aggiungere una cosa che mi ero dimenticato di dire prima. A proposito appunto delle Marche, diciamo che noi abbiamo una grande attenzione a quello che è, diciamo così, l'aspetto della zona locale, che però non è, voglio dire, non si deve, non significa, come dire, suonarsela e cantarsela da soli. Però la gran parte dell'animazione italiana viene dalla scuola di Urbino e quindi è, come dire, nata nel territorio. C'è il 60 anni della scuola di Urbino. Quest'anno poi le Marche credo torneranno, come dire, anche essere discusse da un punto di vista letterario e cinematografico da un film molto atteso, che è quello di Mario Martone su Leopardi. In più noi probabilmente ospiteremo l'ultima giornata di riprese del film che si sta girando appunto a Pesaro, di un giovane autore a cui siamo molto legati, che è Marco Pontecorvo, il figlio di Gillo, e dovremmo riuscire a far venire il cast l'ultimo giorno di riprese del film, così come segno appunto del fatto che il festival non è solamente una vetrina, ma è anche un momento, diciamo così, di collegamento produttivo con le realtà della zona. Il film di Marco Pontecorvo, presentiamo anche un cortometraggio di un promettente regista della zona che ha conosciuto Giulio Brogi l'anno scorso proprio al nostro festival. C'è da sempre un'attenzione a quello che è sempre stata l'animazione, quindi credo che da questo punto di vista il nostro dovere, non solo internazionale ma anche nazionale e locale, l'abbiamo fatto. Va Simonetta? Bene. Probabilmente una domanda cretina, ma non fa niente, ve la faccio lo stesso. Il fatto di avere tanta roba prodotta oggi rispetto ai 50 anni quando è cominciata la mostra, rende più facile, più difficile il lavoro di selezione? E all'occhio, mi può rispondere chi vuole, è meglio e peggio il fatto che si riesca anche a girare con costi molto bassi e quindi si può fare di più, facilita la scelta perché ce ne hai tanto, oppure no? E poi una cosa piccolissima, mi piace molto il vostro manifesto. Sì, vero. Lo trovo veramente molto bello. Il manifesto è legato, Simonetta, all'animazione, perché l'illustrazione è di Magda Guidi, che è una delle animatrici, illustratrici più importanti a Pesaro, sì, a livello nazionale. Credo. L'occhio e l'orecchio, no? Come simboli un po' dell'audiovisivo. Beh, il fatto che, non lo so, rispondo io. Posso? Rispondi tu, vai. No, riguardo al passato posso rispondere dicendo che certo allora era più facile scegliere, nel senso che si sceglieva tra un numero minore di prodotti. Nello stesso tempo era più difficile perché, come dire, volevamo essere molto selettivi, e tra l'altro per un lungo periodo la mostra
presentava fin in anteprima mondiale o quantomeno in internazionale finché portava in concorso, quindi dovevamo andarle a cercare sul posto, dovevamo avere una rete di relazioni, delle segnalazioni dall'estero. Ricordo ancora che so che Godard ci segnalò un film parigino mentre lo stavano girando perché sapeva che il regista... Oggi è tutto cambiato, siamo passati dalla pellicola al digitale, siamo passati in campo organizzativo dal ciclostile allo smartphone, al tablet, eccetera, cioè si lavora in tutt'altro modo, c'è un altro tipo di difficoltà. Va anche detto che allora la concorrenza era molto minore, Pesaro, proprio perché è partito molto bene, ha avuto molto successo, poi è stata molto imitata. Dopo Pesaro sono nati tantissimi festival che più o meno applicavano la sua forma, ma lo dicevano anche dichiaratamente, persino a Pra, che è stato tra quelli che hanno iniziato a lavorare a Pesaro, ha dato un contributo rilevante, era nella commissione di selezione, dopo qualche anno ha fatto un suo festival che, credo lo si può dire, il Festival di Salso Maggiore a Pesaro si ispirava molto, idem il Festival di Bergamo, lo stesso Festival del Cinema Giovane di Torino era nato sulla falsariga di Pesaro. Oggi c'è tutt'altra realtà, è cambiato veramente tutto, ma non soltanto il cinema, non soltanto gli strumenti organizzativi, ma è cambiata anche la società, il mondo, si viaggia in un altro modo, non si devono prendere treni in aerei, ma ci si fa mandare, quindi si vedono i film in streaming e in DVD, eccetera, eccetera, quindi il lavoro si svolge in tutt'altro modo. Su questo però chiaramente può dire di più Giovanni. Beh, la quantità di roba è troppa, quello che ci arriva, quello che ci viene segnalato, e dobbiamo necessariamente fare delle scelte. Io faccio queste scelte, il programma piace o non piace, corrisponde al mio personale gusto, che spero sia anche il gusto del pubblico che negli anni si è formato. E credo che la mia maggiore soddisfazione a Pesaro sia quella di aver inventato il cinema in piazza, dove appunto presentiamo dei film in versione originale, con i sottotitoli, film scabri, non commerciali, e che il pubblico, 1.000-1.500 persone, ogni sera rimane a vederlo sino alla fine e lo applaude. Ecco, questo per me è il grande risultato di un festival, quello di come dire, riuscire a raggiungere una sintonia tra chi lo pensa e chi lo usufruisce, e che quindi non è vissuta come un'operazione di tipo autoritario. Io capisco e voi dovete capire. Se un film funziona, funziona in piazza, e quindi se va bene, va bene in piazza. Bruno, scusa. No, sì, dovevo fare un'aggiunta, un completamento a quanto ha detto Giovanni prima, rispondendo alla domanda sui fondi, sulle disponibilità. Va detto una cosa per la precisione: è vero quello che ha detto Giovanni, non sappiamo quando si riunisce il Ministero, non sapremo se conserverà, se aumenterà, se diminuirà lo stanziamento. La Regione ci ha già preannunciato un taglio, ne sappiamo anche l'entità, è un taglio piccolo. Non piccolo, però va anche detto che il Comune ci ha invece sostenuto, già la vecchia giunta, che è scaduta da meno di un mese, aveva dato un contributo, gli dobbiamo essere grati. Anzi, approfitto per dire che una cosa positiva della mostra di Pesaro è di essere sempre stata
in una posizione di piena convergenza, solidarietà e sintonia con i vari sindaci e le varie giunte che si sono succedute nel tempo. Su Pesaro, come la politica personale di la politica cinematografica del comune di Pesaro, a mio avviso è sempre stata una politica lodevolissima, di chi sa distinguere il momento dell'autonomia culturale al momento della decisione politica di indirizzarsi su una strada di scelte, di commissionamento alla cultura, eccetera, eccetera. Con i diversi sindaci, con i comuni e con le amministrazioni locali di Pesaro ci siamo sempre trovati bene, sono sicuro ci troveremo benissimo anche con il nuovo sindaco e con la nuova giunta. Non a caso il nuovo sindaco è già venuto qui, è già intervenuto, perché prima era presidente della provincia di Pesaro, e sotto questo profilo mi sembra sia giusto chiarire questo aspetto. Tra Pesaro e la mostra del nuovo cinema si celebra quest'anno, anzi si celebra più esattamente l'anno prossimo, si celebrano le nozze d'oro, e sono state nozze veramente felici e fecondi. Bene, qui c'è un'altra domanda, Roberto. Sì, allora, dato che lo spirito del Festival di Pesaro è sempre il cinema nuovo e anche sempre puntato sulle cose nuove, faccio una domanda molto semplice. Come mai non c'è nessun film o qualcosa che si colleghi alle web serie? Allora, uno dei vantaggi di essere un festival old fashioned come il nostro è quello di non essere costretti a inseguire l'attualità. E, anche perché l'attualità non sempre è foriera di novità. Un giovane dice delle cretinate quanto un adulto, quindi non è che se il giovane vuol dire. Sostanzialmente è una questione di scelta. Noi amiamo un certo tipo di cinema. Ieri sera io sono stato a Cannes a Roma a vedere il film di John Boorman, che secondo me è un capolavoro assoluto, ed eravamo un pubblico di 30 persone in cui ci conoscevamo quasi tutti. E quindi, voglio dire, in qualche maniera noi cerchiamo di pensare a un discorso che sia in sintonia con, diciamo così, una tradizione. Detto questo, tu hai perfettamente ragione, le web serie sono molto interessanti e possono essere anche, ma come dire, non entrano nel DNA, almeno non entrano in questo DNA. Poi in un DNA futuro anche le web serie saranno ben accolte. Ma noi già facciamo fatica a mettere un programma in piedi, un programma in cui riusciamo a avere due sale gestite come quest'anno dalla mattina alle 11 sino alle 2 di notte, e quindi come tale dobbiamo fare delle scelte. Ecco, però adesso Bruno Di Marino dirà che la web serie c'è, nonostante tutto c'è. Ed è posso di animazione. Anche dire che Pesaro ha fatto prima le web serie prima che nascessero le web serie, Pesaro ha fatto il cortofonino, ha fatto vedere come si facevano i corti sul telefonino, quindi non è proprio così vero quello che dici, Giovanni. Cioè, il nuovo nel senso che abbiamo anche anticipato. Io sono un direttore in cui c'ho sempre qualcuno che mi dice che cosa devo fare, quanto sono bravo io, quanto è bravo l'altro. È una cosa positiva. Abbiamo parlato dei corti al telefonino prima che se ne parlasse in giro, Bruno. No, va bene, niente, volevo tanto dire per rispondere, dare qualche informazione in più sulla retrospettiva. Sì, c'è anche una web serie che sarebbe, tra l'altro, in anteprima, nel senso che la RAI la trasmetterà a settembre, che è di Gino il Pollo, che nasce come serie web, come voi sapete, nel 2001, ma poi adesso è stata anche, diciamo, realizzata per la TV.
Volevo aggiungere sulla retrospettiva, che è una retrospettiva a 360 gradi, cioè noi facciamo vedere proprio per scelta i vari tipi di animazione in Italia, quindi anche per esempio le Winx. Bisogna anche dire appunto che sempre per citare e per lodare le Marche c'è la Rainbow di Gino Straffi, che appunto è vicino Loreto ed è una casa di produzione leader al mondo su un genere che è quello comunque che vedono i nostri figli, insomma. E quindi ci sembrava interessante andare, diciamo, dal cinema astratto, per esempio vedrete due bellissimi film di Leonardo Carrano che è in sala a cui noi dedichiamo un focus, che sono appunto Eterna sulla musica di Bach e Jazz for Art. Presentiamo dei nuovi lavori in anteprima. Che sono astratti, quindi sempre in anteprima, l'ultimo film che appunto è Jazz per un massacro, e andiamo poi agli estremi opposti, che sono webserie come Gino il Polo, oppure come Preti di Astutillo Smeriglia, oppure naturalmente poi abbiamo un focus su Magda Guidi, un altro su Basmati, un altro ancora su Simone Massi, un altro su Virgilio Villoresi, abbiamo altri film in anteprima come per esempio un film molto bello di Fabio Massimo Iacone che viene comunque dalla sperimentazione video e quindi diciamo è una retrospettiva che naturalmente per il 60-70% è orientata, come è giusto che sia dato il contesto, sul cinema sperimentale e d'autore di animazione, e poi però ha diciamo una serie di addentellati, per esempio faremo vedere naturalmente video musicali di animazione, titoli di testa, il caso per esempio della Seresini, sigle fatte per la TV, cioè, quindi animazione a 360 gradi. Ricordo anche naturalmente che ci sarà una tavola rotonda con una ventina di autori, tra autori e critici, quindi sarà più che una tavola rotonda, dovremo far parlare un po' tutti quanti, e anche una mostra con 11-12 animatori che inaugura mercoledì 25 alla Galleria Franca Mancini, che quindi è un altro diciamo coinvolgimento di una realtà locale, perché comunque è una galleria che ha oltre 40 anni, quindi mi sembra giusto valorizzare veramente tutti i vari aspetti della città, e quindi tra l'altro ci auguriamo anche che vengano dei bambini, anche se le scuole sono finite, perché ci saranno delle matinée, esattamente come quando nel 98 ho fatto Animania, che era una retrospettiva sul cinema d'animazione globale. Di tutto, di più. Del resto, proprio nella tavola rotonda conclusiva non si parlerà solo del passato, ma si parlerà anche di possibili futuri. E l'argomento che è stato tirato in ballo, questa problematica, sarà discussa anche lì assieme a tante altre. Benissimo. Ci sono altre domande? Non credo. No? Adesso c'è il buffet.